positività dal Veneto ci sono. Sono due cittadini di Val Euganeo, l'unità di crisi è riunita, adesso si decide ad andare avanti ovviamente con i tamponi anche per tutti i dipendenti dell'ospedale, anche perché i pazienti erano allo Schiavonia e uno dei due pazienti ci è rimasto una decina di giorni. Per cui... I due pazienti, diceva, che erano allo Schiavonia? Sì, i pazienti erano allo Schiavonia e ovviamente uno dei due pazienti peraltro è in condizioni critiche. E ho già parlato personalmente col sindaco di Val Euganeo per avvisarlo, perché sono due cittadini di Val Euganeo, e adesso si sta ricostruendo tutta la catena delle relazioni sociali che all'interno hanno avuto per capire innanzitutto questo contagio secondario da dove arriva, perché arriva da una persona che ha contagiato, e dall'altro perché c'è tutto il grande tema delle persone che hanno avuto contatti con questi due signori, che non per ultimi i nostri operatori del mondo della sanità. Quindi ci sarà bisogno nelle prossime ore di fare ulteriori verifiche, di rafforzare una catena di, in qualche modo, anche controllo e contenimento di un eventuale contagio. Beh sì, guardi, in questo momento il tavolo della Task Force sta lavorando unicamente per cercare di definire la cortina sanitaria, il cordone sanitario da creare. Ovviamente con la massima tutela per gli operatori della sanità che hanno avuto contatti diretti, anche per coloro che comunque la decisione, cioè su mia volontà, è quella comunque di fare il tampone a tutti e di fare questa verifica. Dopodiché dobbiamo ricostruire anche minuziosamente tutti i contatti che hanno avuto questi due signori nell'ambito della loro vita di tutti i giorni. E il sindaco già farà le prime ordinanze, adesso si sta già attrezzando e cercheremo di capire poi come gestire d'ora dopo ora tutta questa vicenda, che non è assolutamente una vicenda da prendere sotto gamba. Presidente, preoccupato? Noi siamo molto preoccupati, anche perché questo virus è un virus maledetto, è assolutamente... problematico, è un virus che comunque sorprende ora dopo ora. Pensate solo che riviste scientifiche ci dicono che non vive solo su materiale biologico, ma vive anche su superfici di materiali inerti, e 9 giorni sono tanti, e la raccomandazione ai cittadini che diamo sono quelle di lavarsi costantemente le mani, frequentemente le mani, e mi sento di dire evitare luoghi affollati dove sono in ambienti confinati dove non c'è ricambio d'aria, perché vi ricordo che il virus viene veicolato da quell'aerosol che non si vede, che è il vapore acqueo, che sono le piccole goccioline di saliva. Quindi mantenere anche distanze vitali almeno da un metro durante le discussioni con le persone, insomma, in dialogo con le persone. Presidente, scusi, prego. Rilevante evento adesso farà come la Lombardia, che chiederà ai cittadini di quel comune, cioè Val Euganeo, di stare a casa? Ma guardi, cioè, noi dobbiamo intanto avere un approccio scientifico, ci sono delle linee guida da applicare, dopodiché ricostruire tutte le relazioni che questi due signori hanno avuto. Terzo aspetto, sicuramente le indicazioni sono quelle di avere prudenza, e finché il cordone sanitario non è definito, non sono definite le relazioni, bisogna assolutamente avere prudenza.